Abbiamo proprio argomento al Via Milano la settimana della moda sulle passerelle tra le proposte degli stilisti e anche metalli preziosi per esorcizzare la crisi. L'inviato Franco Fatone. Parte da qui, da Piazza del Duomo, il cuore pulsante della settimana della moda prêt-à-porter della donna primavera-estate 2012. Quattro location distanti a pochi passi l'una dall'altra. Balza subito agli occhi l'omaggio al tricolore con cui la moda intende festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Le cifre di questa kermesse: 74 le sfilate per 68 marchi, 41 presentazioni per 39 marchi, 12 presentazioni su appuntamento, 1200 giornalisti accreditati. Guai a parlare di crisi, nel 2011 c'è un saldo attivo. Un più 4 con un saldo attivo che sarà sempre oltre 11 miliardi di euro, sia una cosa della quale essere abbastanza soddisfatti. Esorcizzare la crisi a tutti i costi, e se l'oro è il metallo di rifugio nei momenti grigi, ecco allora Angelo Marani che ricorre al metallo prezioso per i suoi abiti. Eleganza ricercata con Gucci, Art Deco anni 20 e dettagli gioiello. Le icone sono due donne molto forti degli anni 20, una è Nancy Cunard, musa di Man Ray, intellettuale, donna di grandissima classe, fascino, e la Louise Brooks, una ballerina amante di artisti famosi, protagonista del suo tempo, soprattutto per la parte della sera, degli abiti con le frange di metallo e soprattutto tutte le superfici metalliche riflettenti.